Signori, oggi siamo tornati con Lever e Christopher. Ciao. Buonasera. Per assaggiare delle soda particolari importate dall'America. L'ordine è stato fatto a marzo 2023. Sono arrivate a dicembre. L'ordine è stato fatto a marzo 2023. Il rimborso è stato eseguito in novembre 2023 e le sode sono arrivate in dicembre 2023. La data di scadenza era a giugno 2023. Video offerto da Bartolini che aveva perso il pacco. Quando intendo che sono soda particolari, intendo che avranno dei gusti molto strani. Fammi un esempio, Andrea, fammi un esempio di cosa hai preparato per stasera, per favore. Per esempio, Lever, hai mai assaggiato? No, parto con già dirti di no. La soda al gusto alette di pollo? Ovviamente no, e speravo di morire senza farlo, però... Prendi le alette di pollo, baffalo, le metti nell'acqua frizzante e esce questa roba, no? Sì, uguale, anche il colore quello, tipico colore da pollo fritto. E non vorrei esagerare con live, ma questi sono i gusti normali. Qui abbiamo ulteriori 4 gusti premium. Pregiati. Li scopriremo durante il video. Peccato, non vedo l'ora. Posso dire che un po' mi ispira? In che senso ti ispira? Non lo so, l'immagine delle alette sembra buona. Ma non gli ispira niente, non gli ispira neanche un minimo ma di fiducia. Ma devi pensare come fossero delle alette, non una bevanda. È quello il mindset. Devo pensare che è la fonte di ogni mio malessere sanitario per i prossimi 20 anni. Stasera tutti al pronto soccorso e l'infermiera ci chiede: oh, ma perché questa cosa avete bevuto? Alette di pollo frullate. Ogni motore, ci fai più bella figura. Esiste questo colore nell'industria italiana? No. No. Sicuro? Sì. Per lavoro assaggio nell'industria alimentare, quindi sono qui apposta per quello. Cominciamo quindi da lei? Dai, andiamo. La Buffalo Wing Soda. Annuso senza di tappo. Sa di morte. Ma sa di Fanta? Di cosa pensavi sapessi? Di pollo fritto per davvero? Boh, con quello che l'ho pagata, sì. Sì. Fanta. È Fanta proprio? Fanta purissima. Adesso sono stati scammati Andrea Giovanni a comprare delle bibite apparentemente aromatizzate da regalare agli amici per le festività. Basta! Ma quanto... Ma lei deve assaggiarla! Faccio i gargarismi, no? Assaggio. Sembrano le bibite di Tonio Cartonio. Io cambiano colore quando le verso. Cin. Salute. Guardiamoci negli occhi. Salute. Chi non sbatte non batte. Figa, c'è il piccante alla fine. C'è il piccante alla fine. È la Fanta piccante. Piccante è vero. Ma è dolce, non è salato. Sì. No, esatto, è dolcissima. Sono le Buffalo, ragazzi. Le Buffalo sono piccanti. Stasera, il mio culo. Sa neanche però l'arancia. Il pollo non lo sento. No, manca completamente il pollo. Prossima. Subito una premium. Vai con la premium. Subito. Allora, nonno Joe, grandpa Joe, al blue cheese. Gorgonzola. Il gorgonzola. Tanto il gorgonzola è uno di quei cibi che... Mi fa sboccare. Ti fa schifo da bambino, cresce e ti piace. È l'unico cibo che crescendo non mi è comunque piaciuto. No, anche a me. Cioè, il gorgonzola non lo posso vedere. Lo mangio da quando sono bambina. E ti piace? È top 3 formaggi miei preferiti. Stracchino, gorgonzola, grana. Vai e tienimela lontana. Lontana da me. Dai, esagerato. Sa di Angelo Azzurro. Cosa sa? Avete presente gli Skifidol? No. Non, ero troppo grande quando sono usciti gli Skifidol. Avevo un fratello di 5 Orazio anni più piccolo. Orazio Grinzosi? lui. Ce n'era uno che teoricamente doveva ricordare il gorgonzola ed era lo stesso odore. Hai tipo il trauma del Vietnam. Sì, ma ha sbloccato un ricordo. No, grazie, è inutile. Dai, poca. È un cazzo poca. Guarda, vuoi rivederla? Vuoi il replay? Niente cincino, non volevo. Raga. Oh, babba mia. Dai. No, vecchio, non ce la faccio, da, ragazzi. Da provare. Mi rifiuto. Dai, non fare la pussy. Che sei grande vaccinato. 3. No, è solo l'odore. In realtà il gusto è buono. Sì, in effetti sa di caramella. È dolcissimo. Ah, sono le caramelle per la gola. Sì, è tipo il Bisolvol. Basta fare pubblicità occulta, Christopher, lo fai sempre. Christopher, sponsorizzato dalle lobby dei farmaci. Allora, è super dolce, ma che non c'entra niente con la gorgonzola. Prossima. Sweet corn, pannocchia. Dolce. E adesso è salata. Questa sa di popcorn adesso. Perché c'è la crosta? Ci sono le croste sulla bottiglia. Oh, 100%. Hai aperto la Bonduelle da 100 grammi? Quella, io avevo paura di quella. Annusala. Fa schifo. È mais. Allora, il mais è buono.
Infatti io... è letteralmente quando apri la scatoletta della Bonduelle. Grazie Bonduelle. Madonna mia, è proprio come la apri. L'acquetta, sai, l'acquetta. È l'acquetta del mais, colorata, zuccherata, filtrata. E viene la bottiglia. E a questo punto manca l'acquetta dei borlotti e dei piselli. Se no, dove cazzo andiamo? Poca! Dai, ma guarda che bello, guarda che la schiumetta. È l'acetrata Tassoni che non sa di per te e per gli amici, l'acetrata Tassoni. Adesso si becca un'acquerella da Tassoni. Esatto, che paragoni a sta schifo. Cioè, da Tassoni, io farei assaggi solo delle vostre cedrate, se volete. Cin cin. Cin. Salute. Boh, sì, sembra proprio di mangiarsi una pannocchia questa. Sì. E che schifo. Posso dire che fa schifo? Fa vomitare. Fa vomitare. Fa vomitare. Mais buono, non questo. Però vince il punto. Sa effettivamente di quello che c'è sull'etichetta. E infatti fa vomitare. Infatti fa schifo. Stasera? Insalatona, allora? Insalatona mista? Immagina, non ti piace il mais e lo butti giù con un po' d'acqua. Però frizzante. Mi riempio la bocca di mais e mi inserisco la testa nel forno a microonde per fare i popcorn e morire felice. Poi chi perde il video assaggia... Il cesto della vergogna. Non c'è una cialla. No, non voglio perdere. Tu stai perdendo il video, Cristo. Di base stai perdendo il video. Prossima, gusto bacon. Sa di croccantella, quel chimico da apri, da ricreazione in terzo superiore, apri la bocca. No, non sa di croccantelle, sa di bacon bruciato. Quando hai bruciato il bacon? Sembra salsa BBQ andata male. Perfetto. Vabbè, con bruciacchiato ci sta proprio. Mamma mia, che colore. Mamma mia, sembra santino. Polpelmo, posso dirlo. Christopher, non so che pompelmo beva. Poca! Stimola la diuresi. E anche gli omicidi tra amici. Cin cin, ci vediamo stasera in pronto soccorso. Dai, let's go! No, questa è la merda più totale. C'ha un po' di croccantella. Mamma mia, che schifo. Ha un po' di torbato del whisky. Sì. Ma sai che... sì, quel sapore di bruciato ce l'ha. Sì. A 100.000 like. Ma sai che questa roba qui, secondo me, i pavimenti li pulisco benissimo. Porca troia. Pure per abbattere un albero, lo versi è morto. Tanto di candeggina. Non versarlo nelle piante che le ammazzi adesso tutte. Adesso ammazzi i fiori del vicino, No, no. E sulla pianta di mais. Mais e bacon. Aromatizzato. E quando ammuffisce entra il... entra il blue cheese. Fuscia il gorgonzola. Si insinua il blue cheese dentro direttamente. Prossima soda andava in combo con il bacon. No, con la letta di pollo questa. Anche sì, perché bacio. È ranch dressing. Salsa ranch. Oppure sborra, non lo so, ragazzi. Salsa tartara, quel cazzo. C'è sempre la faccia di Lester Fixis. Lui ci mette la faccia. Ci mette la faccia sulle sue bottiglie. Sulla sua bevanda di merda che fa. Schifose, inutili, pericolose. Peperoni, pomodoro a grappolo e lattuga. E voglia di vivere. Questo è il seme del signore. Allungato perché ce ne possa essere per tutti. Per tutti, chiaro. Non, ve lo giuro, non è neanche assaggiabile questa. No, è impossibile. Sour cream? C'è il chimico degli aromi per tolo. Ecco, Andrea muore. Dammi sì, è proprio le patatine gusto sour. Sour, il sour proprio. Sì, ve lo giuro, non è bevibile. 17/10/2023, tra l'altro è scaduta. È per quello che fa così schifo, è solo scaduta. Ma guarda il tappo. Oddio mio. No, ragazzi, questa è veramente una grande stalactiti. Questa roba non è bevibile. Skip. Usiamo il bonus skip. Taglia. Io l'assaggio, mi sacrifico perché ho pagato 100 euro per... Andrea, ce li hanno rimborsati tutti, abbiamo pagato 0 euro per fare questo video. E i soldi sono usciti al conto corrente. Io non sono una pussy, io assaggio. Non sentire. Buonissima, la mia prefe. Amazing. Mia, che saporaccio che mi è rimasto in bocca. Ti sei meritato il secondo bicchiere. Questo non è più utilizzabile, immagino. Mettilo via. Buttalo. Dagli fuoco. No, avete presente le patatine quelle gusto sour e funghi? Sì. Abbiamo provato in qualche video ma fa. Me lo sono perso. Falle marcire, ci siamo. Prossima bevanda. Oh, ma c'è la spot. No, non può essere data dall'America. Questa è buona, camper. Questa è la spot Keller. Non paragoniamolo magari a queste schifezze che stiamo bevendo. La nostra birra che trovate su Fantasia Store. Link in descrizione.
Passiamo alle premium. Ho una bruttissima notizia per questa. Mancavano le brutte notizie in questo video. Cos'è? Questa doveva arrivare qua, il livello della bottiglia. Ne è evaporata 10 ml. Giovanni, meglio, perché vuol dire che è evaporata l'acqua, si è concentrata e fa ancora più vomitare adesso. La World Most Sour Soda. La più aspra soda del mondo. A me piace l'aspro, vediamo com'è. C'è un important warning. Possiamo subire la Inside Out Face Syndrome. Non farà neanche rumore da quanto si è sgalata nel tempo. Invece c'è il nero sulla corona. Ma questo è lo zucchero che si è appiccicato tutto qua. Buono. Non usiamo. Sarà sa di Big Bubble. Potrebbe andare peggio. Ma molto leggero, Perché è blu? Sembra colluttorio. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. L'esatto colore del colluttorio. Cin, ragazzi. Merda secca. Buonissima. Madonna mia, che aspra, cazzo. Semplicemente tutto l'acido che possono metterci dentro. Spremi un limone e mangiatelo. Ma sai che è buona? È buona davvero. Ma come fa a piacervi sta merda, raga? È come quando mangi un limone. Piedi mezzo limone, te lo metti in bocca e lo cominci a masticare. Perché fai questa roba? È così sbagliata, fa così male. E quando vedi un limone hai quel pensiero intrusivo che ti dice mordilo. Come fosse una mela. Buona. Buona è una parola forte oggi, allora, buona. Sai cosa ti sto per dire? Questa la teniamo qua, che ha la stessa funzione dello zenzero al sushi per pulirti la bocca. Uguale. Effettivamente. Oh, non c'ho più il sapore di popcorn, non c'ho più il sapore di vomito e non c'ho più. C'ho lo stomaco che sta per esplodere. Però vabbè. Lo stomaco è un problema a parte. Sì, proprio crea una gastrite questa. C'ho il fondo della gola che ogni volta che deglutisco fa sembra di avere le spine. Sembra di avere mal di gola. Mal di gola costante. Prossima soda. Buona. Buona questa. Non ho capito cos'è. Burro d'arachidi e marmellata. Beh, non può far schifo allora. Questa potrebbe non fare schifo. Perché saprà di malattie veneree? Scadeva a ottobre o a marzo? A ottobre. Ah, ok. Ah, beh, allora. Assaggiamo soda al gusto strano. Scadute. Pure scadute. Io metterei un bel disclaimer a inizio video, tipo, non lo fate a casa. Don't try this at home. Gli attori sono dei professionisti. Professionisti del cagotto. Vai Giovanni, dimmi quanto fa schifo. Sa di Pandoro. Pandoro? Ma se la bevo supporto la ricerca. No. È un altro Pandoro? È un altro. Riesco a capire. È buono da brioche. L'odore. No, l'odore è brioche. Quello in sacchetto. Briochine in sacchetto. Sì, briochine chimiche. No, briochina confezionata. Briochina confezionata. Questa di plastica bruciata. È vero, sta di plastica bruciata. Ho l'odore definitivo. Briochina confezionata messa 10 secondi in microonde per farla ammorbidire. Perché metti le briochine in microonde? Per farle scaldare, sono buonissime quelle robe. Posso dire che non ci ho mai pensato a sta stronzata. Christopher si sveglia a 27 anni a scaldare le briochine in microonde. Dai, mai scaldare la briochina. Diventano morbidissime con la nutella show. Giovanni lo farà con la plastica ancora. che l'odore è quello. Ma se ci fosse la plastica intorno. Tempo di un gusto premium, Giovanni. Super premium. Super? Addirittura super. Super inteso come il gusto super della benzina. Ah, esatto. Benzina super. Benzina super. Benzina super. Colore è quello. Gasolio agricolo questo. Cos'è? Gusto? Nafta per camion. Gusto erba di prato. Specificano erba di prato perché cresciuta altrimenti e imbottigliata negli USA. Posso dire che quel colore verde probabilmente lo usano i terroristi per fare le bombe negli altri stati? Al colore del plutonio radioattivo. Gas nervino liquido. Io Normi pensavo alla kryptonite per super. Gas nervino liquido, vabbè sì, la stessa roba. Solo che non funzionerebbe solo su super, ma su un po' più di persone il gas nervino liquido. Non è cresciuta, proprio tagliata, proprio l'americano ciccio 200 kg. E la domenica. Domenica, tosa erba. $8,500 da Walmart. 4 gomme, doppia lama. L'ha tagliata lui. Giuda. Cosa sa? Di erba tagliata. Di erba tagliata, sì. Io? Sai di cosa sa? Noi qui a Trento. Sentiamo la storia. Abbiamo delle cimici. Queste, ok? Non sono quelle tonde, sono quelle più lunghe. Sono sempre cimici. Quando per sbaglio le schiacci, sanno esattamente di questo. Che è comunque odore di erba, però precisamente. Precisamente quello. Oppure quando mangiavi l'erba da bambino nel prato. No, non ero autistico, scusa. Nemmeno io. A me piaceva la sabbia. Top, è molto più buona quella, anche croccante. Basta, ma quanto ne metti? Ma cosa devo bere? Ma se buttiamo via tutto, facciamo dei bei bicchieroni.
Per il meme? Posso dire che è effettivamente svelto. Ha un bel colore. Posso dirlo, le bicchieri del figo. Scivolizia. E vieni le bolle. E cartonio non è il cognome, ma sono le sostanze. Il cartonio si è calato. Questa si beve così. Prendi. E poi vedi, vedi Draghi. Ehi, Gin. Madonna. Fa un secondo di cetriolo marcio, però. Cetriolo, sì. Ma come cazzo fanno a... Cioè, sono per il meme ste bevande, non è che non sarà bomba. Giovanni, porco... È ovvio che sono per il meme. Facciamo la fine nell'unico posto dove merita. È un experience. Experience sensoriale. Loro possono dirlo di aver assaggiato la soda al gusto erba. Ma c'è avuto su un odore di... Di ecco. Dopo gli dai un'annusatina, eh. Alla fine del video annusiamo il cesto della vergogna. Questo è il tuo kick strano speciale, voglio sentire gli odori. Prossima soda penso sia quella più normale perché è torta di zucca. Sai che quelle normali sono comunque strane perché frizzanti non c'ha senso. Fa tutto schifo frizzante. È sempre di quel burlone di Lester. Se non fosse frizzante magari sarebbe anche buona. Comunque Lever ci raccontava prima, lui che lavora nell'ambito della degustazione di prodotti, che certi coloranti... Non sono neanche legali sta roba qua probabilmente in Europa. Che senso? Ci sono coloranti e aromi non vendibili, non utilizzabili in Unione Europea. Perché sono in America sì. Sì, perché gli americani si mangiano la merda. Di cosa sa? Cannella. Eh beh, ma c'è nella torta lappo zucca, però... secondo me. Sa, sa di negozio di arredamento di Natale. Te lo giuro, ha ragione, ha ragione. Ma quella cannella profumata sa di soprammobile. Sa di insieme di soprammobili. Un po' vecchio. Hai presente quando entri in casa della nonna? C'ha tutto ammassato, quello. Sa di antiquariato. Sì, antiquariato, esattamente. Proprio la parola giusta. Di un posto pieno di cose vecchie. Fa un sacco di schiuma arancione, è una cosa preoccupante. È tipo rap. Però sa di cannella. Solo sì, di cannella. Sì, sa di cannella. Solo di cannella. Poi cannella pure di quella cattiva. Sì, perché è scaduta 7 mesi fa. Sì, esatto. Sarà perché è una polvere chimica e non è cannella grattugiata. Non è infuso. Non è vin brulè che lo infondono la, la stecca di cannella. Vin brulè americano questo. Madonna, quel buon. Che buon che l'è. Ultima soda. La migliore di tutte l'hanno tenuto per ultima. La soda al gusto terriccio. Alla terra. No! Dirt. Al blocco ma di terra. Ma è gusto petrolio terriccio che è? È gusto cubetto marrone di Minecraft. Esatto, cubetto di terra, di fango e merda. Posso dire che è un po' mi stuzzica la curiosità assaggiarla. Ah, prendiamo un imbuto e tutto dentro questo. No! E tutte le altre cose ancora a mente locale dove potremmo arrivarci. Ma qui qualcuno si è assaggiato la terra. Per... Devere. Vabbè, lui mangiava 10 minuti fa. Mangiava la sabbia, saprà dirci perfettamente. Questa la beve tutta quanta Christopher. Di resta... La bottiglia è talmente scura che se ci fosse stampata la data di scadenza non si potrebbe, comunque leggi comunque. Sbadilata e imbottigliata negli USA. Quanto saprà di terra? Questa ha mantenuto bene. Ma adesso mi è venuto in mente che cos'è. Questa è la bottiglietta che dà la tipa in Cars alle macchine. È vero. Uguale identico. Sentiamo, sentiamo. La svolta. Non puoi dire. Mamma mia, evocativa! Evocativa. È il terriccio dell'asilo, umido. Quando vai nel bosco, okay. A Finferly. C'è una trama, c'è una un trama. Un po' umido il bosco. Umido. Mai andato nel bosco. Così, dai. Certo. Funghi una volta in vita vostra, siete andati? Sì, alla COP. Una parte ortofrutticola del mercato. Sa di cantina, in realtà. Sa di cantina. Ognuno... Di umido. Il fungo cresce... No, sa proprio di cantina. Sa di umido. Oh. All'odore del mio garage. Giovanni... Oh, se crescono le muffe e i funghi nel vostro garage, beh, è il mio... No. Nel mio garage. Ma pure nel tuo garage. Sentiamo. Abbiamo registrato i video in garage per 2 anni comodi. L'odore era quello. Vediamo il colore, in botto colore. Secondo me è giallino. Cosa vuoi che sia? Sarà marrone, dai, sarà scuro. Assorbirà la luce quella roba. Verde. Coca-Cola. Coca-Cola. Che Coca-Cola? È un rosé, raga. Fate finta che è un rosé, cazzo. Io rosé non bevo ultima, non di sto colore. Salute, per l'ultima volta. È la nonna. Senti l'odore. Non assaggiare, no. Non senti. Inebriante, questa è proprio muffa. Ve lo giuro. No, no madonna, ragazzi, mi sto fa schifo. Immagina mangiare i licheni. Deve sbuccare, deve sbuccare. Bro, ma allontana sta roba. Madre mia. Ma cuccate voi un po' adesso, ve la smuovo anch'io. Adesso allora sono così anche. No, prima di chiudere il video, lascia qua. Usiamo tutti l'ho appena il cesto dell'infamia.
Madonna, che aromi! Un bouquet! Che schifo! No, c'è pure... Sento un po' di Andrea qua dentro. Lo sbocco. No, non ho mai sbocato una cosa così vomitevole, te lo posso giurare. I succhi gastrici hanno un odore migliore. Ma le mie budella marcite hanno un odore migliore di sta roba. Allora, la peggiore per me comunque rimane quella gusto. Quella che l'unica che hai sentito tu. La salsa. La salsa ranch secondo me rimane comunque la peggiore. Ma quella era effettivamente ammuffita, era quello il problema. Al secondo posto ci metto questa. Quella al mais in realtà. E anche quella al mais faceva abbastanza quella cagare. Quella al mais faceva proprio cagare. Invece la più buona qual è, ragazzi? Nessuna! Ho detto nessuna! La più aspra del mondo. Quella era buona. Ma il sapore sicuramente era migliore. Era ok. E ti devo dire che quella gusto alette piccanti... Amanti del piccante potrebbe piacere. Tutte le altre fanno schifo. Ragazzi, io ringrazio Lever e Christopher per essere passati. Non mi vedrete mai più in questi video, mi spiace. Lo dice sempre e poi torna sempre. E torna sempre. È addicted. Come chi si fa di coca. Non si può scappare. Spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.